Pronto? Signora Amelia, purtroppo dal 16 abbiamo problemi. Perché? Oh mio dio. Eh, perché ci siamo informati per motivi precauzionali. In che senso, scusi? Motivi precauzionali che sono... Come in che senso, scusi? No, non capisco perché... Cioè, adesso a me, per, me, per me è un problema perché ho preso già le serie. Eh, no, ci siamo informati eh, su lei e la persona che doveva venire con lei. Sì. E eh, rispetto ad altri alberghi, pensate che noi abbiamo una specie di eh, mailing list che ci giriamo tra alberghi quando arriva un cliente? No, eh. ecco pare che i comportamenti avuti da lei e dal suo fidanzato, non so chi sia, quando avete fatto vacanze in altri posti sono stati un po' grezzi, un po' rozzi. Allora vogliamo evitare, noi qui sull'isola abbiamo. Noi non abbiamo... siamo mai andati in vacanza da nessuna parte a parte Pisa. E Pisa eh. ci hanno anche fatto i complimenti perché come uh, si è... A Pisa è sicuro che le hanno fatto i complimenti signora. <ride> sì, sì, perché... A me non risulta. No ma è impossibile perché quando lei e loro si erano sbagliati del prezzo noi siamo tornati addirittura a Pisa. Perché... A me non risulta Pisa. No perché lei mi sta accusando ma come si permette... No come si permette lei di alzare la voce con me? Scusi stiamo discutendo amabilmente lei alza la voce. Essere, dove sono andata io gli rispondo ok va bene ma io a parte Pisa allora noi la... abbiamo fatto un giro di telefonate no, e, e abbiamo scoperto che il comportamento cavernicolo da donna del 1300 medioevo che lei ha avuto in certi atteggiamenti nei confronti del personale è stato veramente troppo è e... impossibile perché veramente ci avevano fatto i complimenti addirittura a Pisa è impossibile mi dica dove che le richiamo io, io voglio parlarci automaticamente io Signora, guardi, a Pisa hanno detto quello che hanno detto. No, è impossibile perché ci hanno fatto i complimenti, veramente. I complimenti ci hanno fatto. E allora, ma i complimenti di che? Ma quando mai uno va in vacanza e gli fanno i complimenti? Ma chi è lei? Che per quello è una regina? Chi chi è? Ma lei come si permette di parlare in questo modo? Eh, I complimenti, evidentemente, tendevano verso altri lidi. Chissà cos'altro voleva fare ma in tempo. Ma sta parlando della puttana, ma è come si ma io la denuncio, io la denuncio. Cosa le ho dato io? La no, praticamente della puttana, scusa. Ma quando non mai? Non così, ma chi le ha mai detto queste parole? Io la denuncio! Ma lei come si permette? Non sono stati comportamenti da donna dell'Ottocento? E ma... certo, è certo, quando parliamo di gre essere grezzi... Eh, sì, è, io am... Ho capito che lei ha dato la stanza a qualcun altro, non mi richiami più. No, non signora, allora, calmiamoci e sì, cerchiamo di... Perché... Signora, posso parlare con una persona più responsabile e razionale no, di lei? No, no, eh. perché lei, lei si è comportato veramente guarda oh, maleducato e non si vuol dire che... Ma che, noi che ci siamo è... informati dappertutto e mi hanno detto, chi? La signora Amelia? Eh, per... Mamma mia, mamma mia! Cioè questa è stata la risposta. Non è possibile perché noi siamo andati soltanto a Pisa Appena io dicevo me... il suo nome, dicevo proprio le prime lettere, a me? Ah! Questa è stata la reazione. Mi dica eh, dove, dove. La torre pendente, i problemi che ci sono stati nella città della torre pendente, la volevamo far cadere, cosa volevamo fare? Ma è impossibile. Cos'altro dovevamo fare? Dovevamo mettere la torre a 190 ⁇ Ma cosa sta dicendo? Cioè, veramente siamo un comportamento spropositato. Ma cos'è che sta dicendo? Una cosa di smisura. Io Mi dico Amelia dove? e loro dicono ah! Mi dica dove? 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 E io richiamo l'albergo eh. Allora, guarda, facciamo una cosa Noi ci vediamo il 16 qua in albergo io, no, la guard... io non vengo più a questo punto No, lei venga no, Io la no. prendo a calcio e la sbatto fuori Facciamo così Così facciamo meglio di Discuto così come devo discutere con lei Perché con lei non si può discutere diversamente No, perché lei mi sta accusando Mi dica prima i soggetti Io richiamo questi soggetti Mi faccio parlare io Ci parlo io Perché quando me ne sono andata io da Pisa Mi hanno fatto addirittura i complimenti Di come ci siamo comportati Signora, ma era... la smetta con questi complimenti Ma chi? Adesso chiamo Pisa un attimo Se ha la pazienza di attendere in linea Sì Chiamo sì. e vediamo un attimo a Pisa cosa mi dicono Sì Pronto? Sì. Salve, sì, sono Falcon. Volevo parlare della signora Amelia. Ah! Un attimo, no, perché mi ha urlato al telefono Un attimo, pronto? Amelia? Sì, sì. sì. Non riesco a parlare dall'altra parte, urlano. Appena sentono il suo nome. Adesso li richiamo io. No, non sì. li richiamo, stanno urlando come che si sente un urlo incredibile. È il perché ci avevano detto anche che eravamo delle persone oneste e che di ritornarci. Allora, Pisa, mi sentite? Allora, stavo parlando della signora Amelia. Ah! Ha visto? Quindi non sono sì, io. No, è una cosa registrata questa. Non mi piace no, culo. Signora, guardi, allora, veramente io non mi permetterei anche non, perché. La, suo, no, hai... perché un albergo non può fare così. Guardi, se io se glielo, glielo ripeto: Amelia, manierava. Amelia, Visto? Non è impossibile Non voglio neanche sentire il suo nome Guarda. Il problema sai qual è Amelia? Che Giovanni, il tuo fidanzato, ti ha fatto uno scherzo In diretta in tutta Italia Su Radio Kiss Kiss Madonna. Io sono Pippo Pelo Ma come...